Vi propongo un altro tipo di meditazione che mette insieme la respirazione, le mudra, quindi i gesti delle mani, e un canto dell'Om scomposto in tre parti, okay. A, U ed M. Perfetto. Partiamo, mani sulle ginocchia, andiamo ad unire pollice e indice, ok, bene. Da qua facciamo un inspiro, chiudiamo un attimo gli occhi ed espiriamo. Sentiamo che la respirazione si sposta sull'addome, sentite che è l'addome che riesce ad aprirsi, a uscire e a rientrare. Con questa respirazione andremo a cantare la lettera A, ok? La sentiremo risuonare nella gola. Inspiriamo. Facciamo qua un inspiro ed espiriamo. Da qui andiamo, manteniamo il pollice e indice unito, andiamo a chiudere le altre tre dita, le portiamo verso, esatto, il palmo della mano. Qui andremo a cantare la lettera U. Provate un attimo ad ascoltare, assumendo questo gesto delle mani, la respirazione si sposta in alto, è più toracica, provate a sentire se si è spostata un po' più su. Sentite come questi gesti delle mani riescono a influenzare proprio i canali energetici. Quindi andremo a cantare la U, inspiriamo. Torniamo a respirare normalmente, apriamo bene le mani, ok, da qua portiamo il polpastrello del pollice verso la base del mignolo, chiudiamo tutte le altre dita intorno, ruotiamo le mani, le portiamo verso gli inguini, ok, provate a sentire che tipo di respirazione, dovreste percepire che si sposta in alto, è quasi clavicolare, quindi molto alta. E con questo gesto andremo a cantare la lettera M, proprio M, ok? Inspiriamo. Andiamo a respirare normalmente. Manteniamo le mani così, le portiamo davanti a noi all'altezza del petto, le uniamo in questo modo. Provate a sentire che tipo di respirazione si attiva qua. Separiamole un po' dal petto, non appoggiate, ok? Dovreste sentire che è proprio tutto il busto che riesce a respirare, quasi in una respirazione completa, quindi pancia, torace fino alla parte alta. E qui andremo a cantare la sillaba Aum, sarebbe in pratica l'Om. Inspiriamo. Mano sinistra davanti al cuore, sul cuore, mano destra sopra la sinistra. Contattate un attimo il cuore, sentite le vibrazioni, ok? E poi vi faccio andare a sdraiare, così proviamo la parte migliore dello yoga che è Shavasana. Vi sdraiate sul tappetino, separate le gambe, fate cadere i piedi all'esterno, le braccia sono lungo i fianchi, un po' separate, con i palmi rivolti verso l'alto. Adesso Marina si godrà questa piccola coccola che faccio a tutti i miei allievi. Rilassati, lasciati andare, lascia proprio cadere sono anche le braccia, le gambe mani, all'esterno. Manuela. Sono rilassate, sì? Ok. Da qua abbandonati completamente alle mie mani, questa è una coccola che riservo a tutti i miei allievi a fine lezione. Ok. E grazie mille. Grazie. Grazie a te. Mi tiro su. Io sarei rimasta qua per ore, a dire la verità, ma tocca ridare il collegamento a Damiano e alla nostra Lorella. Quindi un bacio a voi, grazie Manuela. Grazie a te, grazie a tutti, grazie ragazzi. Lui è rimasto lì, eh. Dani l'abbiamo ce perso. Ce lo siamo perso. Ciao. Eccoci nuovamente qui da Monticello Spa per parlare come sempre di benessere, sport e fitness. Volevo ringraziare intanto la nostra collega Marina Graziani e Manuela Drusiani che ci hanno fatto vedere questa bellissima lezione di yoga, e noi siamo qui con Lorella, con Andrea Marcotti, un caro amico medico laureato in scienze motorie, e Cristian D'Antonio, direttore della testata giornalistica The Way Magazine. Andrea, sì. Parlavamo prima di sportivi.
perché gli sportivi quindi si rivolgono a te? E qual è la prassi? Cioè, si va subito da un laureato in scienze motorie o ci sono altri medici che bisogna consultare quando si hanno dei dolori? Allora, generalmente gli sportivi si rivolgono a me quando non riescono più sono a fare attività. Ormai. Esatto, è già troppo tardi. È sempre così. Allora, l'iter vorrebbe prima una diagnosi o comunque un consulto di un medico, quindi certo. Un ortopedico, un fisiatra o anche il medico di base semplicemente, ma spesso, ahimè, questo step viene saltato e vengono direttamente da noi fisioterapisti, osteopati, laureati in scienze motorie, spesso poi il personal trainer è quello che raccoglie, no, per primo il disagio dell'atleta. Purtroppo è così. Io consiglio sempre, quando un problema insomma si presenta per troppo tempo, rivolgersi comunque a un medico, non a un personal trainer, perché spesso ci sono anche degli improvvisati in questo mestiere che danno consigli e bisogna stare molto attenti. È così, sei d'accordo? No, si può chiedere un consiglio e poi se il personal trainer insomma ha una buona capacità ed è corretto, magari consiglia poi una visita specialistica da un medico, un fisiatra, un ortopedico che è lo specialista, un medico dello sport che può fare delle diagnosi ben precise. Assolutamente. C'è un termine che a me interessa molto, mi incuriosisce, ed è vigoressia. Volevo chiedere a Christian se ci spiega esattamente cosa significa. Diciamo che è un qualcosa che serpeggia nella nostra società e che si sta chiaramente diffondendo, quindi ancora non è molto studiato, però è una distorsione di come ci percepiamo a livello fisico, quindi il desiderio di fare continuo allenamento anche magari al di fuori delle nostre capacità ci porta poi a specchiarci, a vederci sempre sotto la soglia che noi abbiamo stabilito per il nostro corpo, quindi questo voglio dire è anche un modo per mettersi in guardia da eventuali abusi ed eccessi e secondo me questa sarà una frontiera da esplorare in futuro. Anche un po' pericoloso insomma, diciamo. Assolutamente. Approccio. Andrea, parlavamo prima di abuso di attività fisica, cioè sì. Spesso si esagera. Sì. Quanti giorni in una settimana secondo te è indispensabile fare attività fisica per stare bene con se stessi? Allora, secondo me l'attività fisica è importante, come ho detto prima, però bisogna farla bene e non bisogna farne troppa. L'attività cosa fisica. Cosa intendi per troppo? Spiegami, in un giorno io sento parlare ai personal trainer che si allenano anche 5-6 ore. Sì. Allora, quelli sono atleti. Sono atleti, allora, se cosa. Uno è un atleta, allora quello è il suo lavoro fare, e ahimè quello deve fare per avere delle prestazioni al top. Se parliamo di mediamente le persone che fanno attività per stare bene, benessere, allora io consiglio 3 volte a settimana. Può essere 4 volte a settimana, però consiglio assolutamente sempre il recupero, cioè il nostro corpo ha bisogno di recuperare, quindi non va bene fare 7 giorni di attività, cioè tutti i giorni l'attività sportiva, bisogna avere dei recuperi, questo secondo me può essere anche a livello preventivo un buon mezzo per prevenire certo. Quelle problematiche di cui parlavamo, cioè i sovraccarichi muscolari, articolari. Andrea, tu hai uno studio qui in Brianza, se non ero vicino a Monticello Spa, ma anche sì. A Milano, operi anche a sì, Milano? Sì, ho uno studio qua in Brianza, qua dietro, e il venerdì invece ricevo anche a Milano, appoggiandomi a un altro studio. Giuro che puoi farti pubblicità, puoi dirlo. Dov'è questo allora, studio? Qui in Brianza a veniamo a trovarti. Noi allora, sì, qui in Brianza è a Missaglia, in via Matteotti 2, e dove faccio appunto, dove curo le persone che arrivano con i vari dolori. E a Milano invece è una traversa di Corso Italia, quindi in zona centro. È bravissima, a me ha curato una caviglia, 5-6 sedute mi ha messo già a posto, ho camminato di nuovo, no? È stato veramente molto bravo. Poca roba, dai, poca roba. Verremo. Christian, vogliamo parlare di spa? Perché c'è stato un vero e proprio boom, neanche tanti anni fa. E adesso volevo sapere se la spa, visto che noi siamo un popolo mediterraneo e quindi dovrebbe essere insito nel nostro DNA il concetto di spa, volevo che tu ci parlassi un po' degli sì, spa. Sì, infatti potrebbe essere quasi un argomento di studio, il perché gli italiani abbiano perso col tempo l'abitudine ad andare non solo alle terme, ma proprio nei posti di benessere legati alle acque, no? E stanno un po' recuperando. Adesso stiamo sì. Recuperando alla grande, negli ultimi 4-5 anni c'è stata una
raddoppio dell'utenza, soprattutto per le spa di alto target, quindi come questa dove siamo noi. Esatto, sì, perché sì, evidentemente è vissuto il momento di benessere anche come una gratificazione, in effetti così dovrebbe essere. Le tendenze sono svariate e sono anche molto cosmopolite in questo caso, nel senso che in Italia è vero si sta recuperando la funzione curativa delle terme e delle spa, però arrivano anche dei ritrovati dall'estero, da tutto il mondo. Pietre miracolose dal Giappone. Sa tutto, è una biblioteca Cristian Antonio, è un piacere sentirlo parlare. Veramente. Ragazzi, io e Lorella staremo qui a parlare tutto il tempo, ma purtroppo la trasmissione finisce qui e quindi ringrazio Andrea Marcotti per aver partecipato, Cristian D'Antonio, grazie, e io, Lorella e Marina, vi aspettiamo settimana prossima. Ciao.